Allora, io sono Vanni Nenni, sono un responsabile della qualità con l'ISO 9000, qualità e sicurezza. Ho lavorato in NATO a 15 anni, per cui anche sulla Marina Militare, e ho lavorato anche dentro l'ILPA facendo ispezione e audit. Inoltre sono portavoce del comitato 1000 per Taranto, che è intervenuto al tavolo in prefettura per quanto riguarda i rischi di incidente rilevanti a cui la nostra città è sottoposta, avendo due industrie vicinissime alla città, che sono Eni ed Ilva, e quindi per la par condicio adesso vi parlerò un po' anche dell'Ilva e dell'Eni. In questo territorio, 2300 anni fa, un Archita, un grande filosofo, un grande stratega, un grande matematico, viveva in questo territorio. E io penso che il problema di Taranto sia un problema soprattutto di matematica, di numeri. In Italia ci sono 60 milioni di italiani, di questi 60 milioni a 59 milioni 995 mila va bene che le cose rimanghino così come stanno, perché essendo strategica nazionale la situazione di Taranto conviene al resto dell'Italia che vada così. Quei pochi, quei 5 mila che a Taranto hanno aperto gli occhi e che si sono accorti che questa situazione non solo non ci dà salute, ma non ci dà neanche lavoro, un'altra delle grandi bugie che passano dai telegiornali nazionali quando parlano della dicotomia su Taranto fra lavoro e salute. Qui non c'è né lavoro né salute, essendo passato, lo dico per voi che venite da fuori Taranto, da 300.000 abitanti 30 anni fa a 190.000 abitanti, ed è il motivo anche dell'assenza della città in questo momento. I giovani non è che non ci sono, perché sono andati da altre parti, sono andati proprio via da Taranto, e se non c'è un'inversione di tendenza netta, importante, non c'è nulla da fare, è tutto inutile, e quindi le cose rimarranno così perché siamo troppo piccoli perché le cose cambiano. A meno che non si aprano altre prospettive, altre visioni, che sono quelle di far diventare questa città una città di interesse umanitario internazionale, per quello che questa città rappresenta e per quello che da questa città può essere di stimolo addirittura per l'intero mondo, perché qui si potrebbero trovare le soluzioni a quello che negli anni succederà nelle malattie nell'intero mondo. Non ho l'ausilio del computer, ma vi invito a pensare che qui dietro ci siano un vaso pieno d'acqua e un vaso completamente vuoto. Se lasciamo cadere una goccia nel vaso pieno d'acqua, quel vaso trabocca, travasa. Se lo facciamo cadere nel vaso vuoto, non succede nulla. Sono i limiti di accettabilità, quei limiti in cui io sono abituato a ragionare e che possiamo noi tecnici del mestiere stravolgere come vogliamo. In un territorio saturo di veleni come quello di Taranto basta un milionesimo di nanogrammi perché il vaso trabocchi e ci siano conseguenze irrimediabili come quelle che stiamo subendo. E questa è una responsabilità dell'intera umanità. E questo è l'intervento che bisogna fare, senza mezzi termini. Se l'obiettivo è comune, si guarda in faccia la realtà, senza pensare a chiusura di aria a caldo, a chiusura parziale e altro. Questo stabilimento non può più rimanere così come sta, quindi non può più produrre e non è stato venduto per la produzione. Ci sono altri motivi per cui la responsabilità dello Stato è talmente grande. E l'aver sacrificato tante persone su Taranto è sulla coscienza soprattutto di quei 60 milioni di italiani che devono conoscere la verità e che non la conoscono dai media nazionali. Io vi ringrazio di essere intervenuti qui con questa metodologia che ovviamente riporta un po' le ossa open space technology, in cui si riesce a diffondere la comunicazione e la conoscenza, che è fondamentale, è proprio quello che ci manca. Ci sono dei modi per poter invertire subito questa tendenza, senza aver paura. I grandi cambiamenti si fanno da un giorno all'altro, come è successo al muro di Berlino. Se veramente si prende coscienza che questo è un territorio saturo di veleni, che da 60 anni è stato riempito di veleni, di cui la diossina, le polveri su cui stanno facendo l'ennesima cavolata del capannone, sono soltanto uno degli oltre 200 veleni che escono dall'area industriale, in cui la maggior parte sono in colori, in sapori e in odori e non si vedono. E stanno ammazzando soprattutto i bambini. Allora a quel punto bisogna fare una presa di coscienza e dare anche la possibilità che i ragazzi che vogliono rimanere in questa città, che ci vogliono tornare, abbiano una possibilità di futuro che oggi non c'è, non solo dal punto di vista della salute,
ma anche dal punto di vista del lavoro. L'unico possibile futuro per Taranto è chiudere completamente, e lo dice una persona che, lavorando nella qualità, io guadagnavo un sacco di soldi solo a firmare un certificato di conformità dentro me, soltanto per dire che le cose andavano bene, che i tubi non avevano difformità dalle specifiche tecniche. Ma avrei dovuto certificare il falso innanzitutto, perché quei tubi hanno grandissimi problemi, e vi dico chiaramente che quella fabbrica non è in piedi per fare acciaio, perché l'acciaio si può fare con tantissima altra metodologia, che quella fabbrica doveva essere chiusa dopo 30 anni, come la CEI, la Comunità Economica Carbone e Acciaio, prevedeva, e nel 90 venne prima stella del governo di allora, con una segna in bianco per riconvertire, così come la CEI aveva previsto. Rimase in piedi perché nel 95 è successa una cosa incredibile, una cosa che cambiò gli equilibri dell'Europa intera, e che costrinse l'Europa a fare una direttiva in cui obbligava tutti gli stati membri di smaltire al proprio interno i rifiuti tossici, nocivi e radioattivi, avendo scoperto con la morte di Ilaria Alpi che noi li smaltivamo in Somalia in cambio di armi a Riuccio Soma. Da quel momento cambiò la sorte di Taranto. Quella fabbrica, in cui all'interno c'è una discarica grande quanto la città di Taranto, ha fatto la fortuna di Riva, facendoli guadagnare soldi dallo smaltimento dei rifiuti. E gli altoforni non sono altro che un grosso inceneritore in cui vengono smaltiti rifiuti tossici, nocivi e radioattivi. Allora, detto questo, e non avendo nessun altro tipo ormai di futuro con quella fabbrica, c'è solo una cosa da fare: cambiare registro. Questa cosa è possibile farlo, ma bisogna intervenire con qualcosa che succeda dall'oggi al domani, e questa cosa c'è, è una legge che si salvaguarda, che fa riferimento a qualcosa che l'amico Caldiroli conosce bene, essendo della zona della Lombardia. Successe il 10 luglio del 76, più o meno a quest'ora, una valvola dell'ICMESA scoppiò e liberò una nuvoletta rosa a Seveso. Da allora ci sono state una serie di leggi e direttive europee che non possono essere cambiate da leggi nazionali, che ci cambiano le assicelle, i limiti di accettabilità, per poter mantenere lo status quo, perché sulle direttive europee non si può intervenire. La direttiva europea comanda, e la direttiva europea, con l'ultima legge che hanno fatto, la 105 del 2015, ha detto chiaramente che così vicino alla città, quelle due aziende, Eni ed Ilva, non ci possono stare, certificate da sentenze di tribunale, da una sentenza in particolare, il giudice Cadaletta al processo di Trani con la Track Center, in cui per idrogeno solforato muoiono 5 persone, e il giudice in quell'occasione fa sequestrare tutti i documenti dell'Eni a Taranto e a Roma, ed esce fuori qualcosa di incredibile. Delle inadempienze che l'Eni fa e che avvelena questa città con l'idrogeno solforato, un gas letale come il cianuro, pensante più dell'aria, che permane a terra, non va come l'anidride carbonica in cielo, e permanendo a terra attacca per primi i bambini, che non hanno soltanto il problema di morte in questa città, ci sta anche il vivere male. I bambini dei tamburi vivono con il bronco dilatatore sul comodino perché non respirano bene. I danni che diceva la dottoressa del Disle, mancato apprendimento, astenia, si alza più stanchi di come si è caricati. Certificati dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che un ppb, una parte per miliardo di idrogeno solforato, crea questi problemi. A Taranto, certificati dall'ARPA, in analisi fatti con medio odor dei nastri olfattivi elettronici, ne hanno trovati fino a 15. Quindi la situazione è che bisogna intervenire per cambiare e puntare su qualcosa che noi abbiamo da subito, coinvolgendo tutta la città. Innanzitutto, se noi chiediamo ai tarantini, in caso di incidente rilevante, cosa devono fare, non lo sa nessuno, e per legge ci dovrebbe essere il piano di emergenza esterno, il PE, che lo dice. I tarantini vi risponderebbero: non hanno fatto il piano di emergenza esterno. Non è vero, perché questo sarebbe gravissimo e consentirebbe al prefetto di chiudere da un momento all'altro sia Eni che Ilva. È stato fatto con errori e omissioni, per cui oggi il piano di emergenza esterno su Taranto è legato a 15 famiglie, due stabilimenti che per la loro pericolosità, a inferiore di 5 km con stazione ferroviaria, scuole, comune, piazze importanti,
immediatamente il prefetto, a conoscenza di quello che io sto dicendo e che noi le abbiamo certificato negli anni passati agli altri prefetti e che hanno bloccato Tempa Rossa, a conoscenza di questo immediatamente può intervenire e ordinare al CTR di sospendere le lavorazioni. Questa è la strada, incidente rilevante, non la legge tagliante, via, aia e limiti di accettabilità. Potranno sempre cambiare. Se si prende coscienza che il futuro di Taranto deve essere slegato da queste aziende di morte e di mancanza di futuro, in quel caso noi possiamo subito intervenire e chiedere al prefetto di bloccare subito le lavorazioni. La soluzione poi si trova. Questa è una grande città. Abbiamo una nave, e chiudo con questo messaggio propositivo, che si chiama Vittorio Veneto. Ha compiuto 50 anni quest'anno. È da più di 10 anni che è nel Mar Piccolo ormeggiata. In area vasta nel 2008 si è previsto che il futuro di Taranto era legato a piccole e medie imprese, artigianato e turismo. In quella nave ci hanno fatto militare migliaia e migliaia di persone. Consentirli come si fa? Al sommergibile Nazario Sauro a Genova, un sommergibile che è stato a Taranto 36 anni, o al Tonti a Milano, anche questo è un sommergibile tarantino, dove al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano salgono da prua e scendono da poppa e pagano 10 euro, far tornare a Taranto tutte le persone che su quella nave hanno fatto militare con figli e nipoti, significa sviluppare un turismo enorme, perché quella nave ha anche una sua anima, e dall'oggi al domani questa città, da città industriale, diventa città turistica. È già previsto il progetto. Quella nave, 2 settimane fa, è stata venduta dal governo italiano, senza che il comune di Taranto interferisse, ai turchi per farne la mente, per rottamarla. Se noi blocchiamo che quella nave per 3 milioni esca dal porto di Taranto attraverso il ponte Girevole, quella nave è il futuro turistico di Taranto, dell'emblema, delle battaglie che finalmente inizieremo a fare e a vincere in questa città per un altro futuro, un futuro differente e sostenibile per tutti. Grazie. Ovviamente si spera che su quella nave non ci sia, non sia affoderata d'amianto, come purtroppo. Ah. No, 2 secondi soltanto su questa battuta. No, ma no, perché è la scusa che hanno usato per non funzionalizzarla. Sono stato l'ultimo come responsabile della qualità per lavori in marina a fare i lavori di disinquinamento dell'amianto. L'amianto più lo tocchi e peggio è, l'abbiamo inglobato col Glass Fix, che è una colla bianca, ed è nella parte interna. Per adesso non c'è bisogno di dare disponibilità alla gente di entrare all'interno della nave, basta tenerla al pontile, farli salire sul ponte di volo, non c'è amianto, farli fare attività artistiche e culturali, proiezioni di quello che quella nave ha fatto col simbolo di morte, perché su quella nave ci sono un sacco di persone. Su quella nave è andata. Quella nave è andata a salvare il Bot Pino e ha fatto tante missioni umanitarie. Questa sarà molto una discussione anche da parte vostra. Allora.